Io penso che per la città di Trino questo sia un evento storico. Non c'è memoria di un evento di tale portata. Televisione diretta, Juventus, Provercelli, non dimentichiamo la Provercelli, che tutto questo avviene grazie alla Provercelli. Beh, non ci resta che augurare che lo Stadio Chico sia pieno in ogni ordine di posto, perché è un evento unico, raro e straordinario. E lo viviamo noi a Trino e credo che per la città di Trino sia anche una grandissima vetrina. Perché siamo in diretta veramente TV alle 13, in tutta Italia ci vedranno centinaia di migliaia di persone, forse si parla anche addirittura di 1 milione di contatti, una cifra enorme per la città di Trino, è un grande regalo che ci fa la Provercelli. Ritengo che ci potrebbero essere addirittura delle sorprese di giocatori importanti, sicuramente la Provercelli farà giocare due giocatori della rosa di Serie B, uno è Konaté molto probabilmente, l'altro è Castellano che hanno già giocato sabato scorso con Benevento. Non mi sbilancio perché ovviamente sulla Provercelli la formazione fa il mister della Provercelli, ma qualche giocatore importante anche della Provercelli ci sarà.